Forse siamo pronti. Vieni qua. Stavo prendendo qua. Accordi con il signore del judo. Ciao. Per favore, mamma. Che potrebbe disconoscerti tua mamma. Allora, cominciamo, partiamo con l'esibizione. No, aspetta, 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 aspetta. Cioè, è spento. No, è acceso. Alza. È acceso. Ah, si sente? Ok. È acceso. Possiamo partire? Sì, tu che sei solo. Siamo in diretta? Ok. Sì. Non si fa ciao mamma. Allora, no, non si fa ciao mamma. Bentornati. Siamo quasi in orario. Riprendiamo per un pomeriggio ricchissimo. Giornata di festa dello sport, quarta edizione di Sport al Parco qui al Castello Malgrà. Ricordiamo, evento organizzato dall'Associazione Amici del Castello Malgrà in collaborazione con il Comune. Obiettivo di uso, ovviamente, che fa le dirette live. Esatto, quindi se volete fare ciao mamma, potete. Con quattro telecamere, ecco. 42 associazioni, i cui stand, come vedete, sono disseminati per tutto il parco del Castello Malgrà, in ciascuno stand. Ovviamente lo ricordiamo, siete per chi invitati fosse arrivati in questo momento, viene presentata e promossa una diversa disciplina sportiva. Sportiva. Quindi andate alla scoperta di nuove discipline sportive e non tutto. Solo, di tutto e di più. Veramente di tutto e di più. Noi però partiamo con esibizioni. Esibizioni, i primi ad esibirsi, Accademia Rivarolo Judo. Sono presenti sul territorio da diversi anni, prima erano conosciuti col nome di Judo Club Sakura. Da quest'anno sono entrati a far parte del progetto Accademia Judo, di cui fanno parte già 8 accademie, e si basa sul principio fondamentale del judo, progredire insieme. È giusto, si sente, non so. Progredire insieme... È regia, dacci voce però, Sì, progredire... Ci siamo. Progredire quindi insieme. Lasciamo la parola agli atleti. Atleti, beh loro, io no, di sicuro. Progredire insieme è uno dei due principi del judo. Jitakyoe in giapponese, noi e gli altri insieme per progredire, principio morale del judo. L'altro è Seryokuzenyo, vuol dire migliore impiego possibile dell'energia. Non si se, non mi si faccia se. Ripetere. Ah beh, allora. Adesso vedete i nostri bambini che propongono qualche tecnica di proiezione, naturalmente al loro livello. Il judo è formato da tre settori tecnici, le proiezioni in modo per buttare l'avversario a terra, diciamo così, per semplificare, le tecniche di controllo per immobilizzarlo, per indurlo alla resa mediante una leva oppure per indurlo alla resa mediante uno strangolamento. E poi i colpi, cioè i pugni, i calci che vengono usati nel judo per difesa personale, vedremo magari un accenno dopo. Adesso i nostri bambini hanno finito. E vediamo due ragazzi un po' più grandi che ci fanno vedere alcune tecniche di proiezione, una a testa. Una tecnica di anca. Un tomoenage abbastanza conosciuta come tecnica. Kaniwazami, forbice alle gambe. Moro Tesoenage, una tecnica di braccia. Kataguruma, altra tecnica di braccia. Moro Tegari, presa alle gambe. Anegoshi, tecnica di anca. Taiotoshi, tecnica di braccia. Soda Tsurikomigoshi, tecnica di anca. Sumigaeshi, sembra quella di prima, in realtà il piede è messo diversamente. E basta. Vediamo due ragazzi un po' più cresciuti che ci fanno vedere il proseguimento a terra con delle tecniche di controllo. L'avversario cerca di liberarsi, poi quando vede che non ce la fa si arrende. Un'altra. Tecnica di strangolamento. Qui
cui l'avversario è andato giù non si sa bene come, e uno dei due ne approfitta e fa una leva articolare. L'avversario si arrende naturalmente per non farsi danneggiare il gomito. Altra tecnica di immobilizzazione: chi è sotto non riesce a liberarsi, si arrende. Ecco, qui abbiamo visto una progressione da in piedi a terra. Adesso vediamo due agoniste che ci fanno vedere com'è il judo agonistico, che parte a distanza naturalmente, eh? Quindi le prese vanno guadagnate. Prima Monica mi ha confessato di voler provare. È la benvenuta. È un colpo basso questo, non so se è regolamentare o no, ma il suo è un colpo basso. Sì, è un ottimo colpo, poi se ci riesco io può riuscirci chiunque, quindi vedete che c'è già un lavoro di prese più complicato. E un seguito a terra ancora più complicato. Come vedi, sono attenta. Dove si trova la vostra scuola? La nostra scuola si trova a Rivarolo, lo diciamo, frazione Pasquaro, via Bausano, dove c'è anche la palestra di box, la school box, okay, nello stesso locale. Il vostro stand adesso? Il nostro stand è lì dietro. Ok, cercatelo. Dove ci sono i cani? Dove okay, sono i cani? Ai cani. Proseguimento con una leva. Di nuovo l'avversario si arrende. Ecco, questo era un esempio di judo un po' agonistico. Adesso abbiamo di nuovo due ragazzi cresciuti che sono un po' indecisi, ma si sono decisi di colpo. Questa è una proiezione che si chiama Ukiyotoshi. Sono due un po' violenti, eh. Un sottogari, leva, che si arrende. Proiezione, immobilizzazione. Tomoenage, che avete visto prima, questo è un po' più violento. E saluto. Abbiamo una cosa che non ho capito bene cos'è, ma saranno delle proiezioni una dietro l'altra, fatte da persone che sono molto, molto brave perché hanno un'attività agonistica non indifferente. La signorina vestita in bianco è 8 volte campionessa italiana della WISP, 1 volta campionessa della federazione, ha partecipato a diverse gare internazionali. Paola, quella in blu, anche, e Fortunio, anche un agonista. E adesso mi dicono che devo far vedere ancora qualcosa io, perché ho detto prima che il judo anche come tecnica comprende anche dei colpi, pugni e calci, vengono fatti solo nella parte della difesa, judo applicato alla difesa. Allora, per non fare sempre le solite cose, abbiamo pensato di farvi vedere due difese tradizionali, cercando di spiegarne la logica. Il judo viene dalla tecnica di combattimento dei samurai, attualmente considerato purtroppo solo uno sport per bambini, lo è uno sport per gli adulti, è un sistema educativo ed è un sistema di difesa estremamente efficace, anche perché viene dalla tradizione di combattimento di persone che facevano purtroppo la guerra, il combattimento di mestiere. Noi abbiamo ereditato tutto questo, tendiamo a volte a dimenticarlo, invece è molto efficace anche se praticato da persone come me, che come notate sono tutt'altro che un atleta. Lei è la mucca di prima? No? Ecco, no, poi dopo diamo un premio particolare. Ma perché è di questo gruppo? È di questo gruppo? Sì, mucca? Sì. È un toro, non è un toro. Insomma, non siamo andati a indagare per verificare se fosse un toro o una mucca. Però un premio speciale. Volevamo conferire un premio speciale perché viste le temperature. Judo funziona bene anche senza kimono dell'avversario, eh. Questa è la posizione che c'era nel Giappone feudale. Vediamo un attacco semplice, solo l'attacco per farvi capire la pericolosità. Lui attacca qui, va a lussare le vertebre cervicali. Ma lui attacca, pa, blocco, calcio, porto giù e gli rompo il gomito. Era una cosa estremamente efficiente perché adesso lo sapete, tu lo sapevi benissimo,
io sono destro, alzo il destro, ma se fossi mancino funzionerebbe lo stesso, colpisco, ehi, uguale, e se fossimo in piedi, colpisco qua, e se sbagliassi la mano, sarebbe lo stesso, ehi. Judo per difesa lavora sull'istinto, pochi movimenti che sono gli stessi che avete visto prima, applicate la difesa con pugni e calci, li abbiamo anche noi. Un minuto di silenzio per le vertebre del signore. Io invidio la loro capacità di cadere e rialzarsi senza pensare. No, davvero. Poi ecco, quello io, che io andrò da loro per imparare a cadere. Vabbè, la caduta. Beh, avete anche ragione, se fortuna voglio qualcun altro si può anche illustrare la caduta. Ma visto che io cado spesso, come si fa a cadere senza farsi male? Bisogna arrivare in modo fluido, senza battere spigoli strani. Monica, allora è escluso. Ci sto provando. Però no, posso assicurarvi che funziona anche fuori. Se qualcuno vuol dimostrare due cadute qua, da solo. Ecco, quindi un movimento fluido, non si toccano articolazioni particolari, la mano si batte per ragioni che è troppo lungo spiegare, ma anche per aumentare la superficie d'impatto, e quindi questo stesso movimento, questa stessa attitudine fluida, rilassata, si applica quando si viene proiettati. È tutto qua. E voi avete corsi per tutte le età? Abbiamo corsi per tutte le età, il lunedì, il mercoledì, il venerdì. E, per bambini a partire dai 4 anni, adulti sia agonisti che amatori, e non che gli amatori facciano di meno, perché fanno un judo anzi forse più completo. E, niente, vi invitiamo a venire. È consigliabile iniziare in età adulta? No. Abbiamo due soggetti, quelli con la cintura verde. Quindi non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi, aveva questo signore la loro età del 70. Sì, non stavo parlando prima. Ciccia, loro sono più giovani. No, questo signore è del 70, la mia età, questo signore è dell'81, ma la cosa particolare è che hanno iniziato dopo aver portato i loro bambini. Ecco, quindi non è mai troppo tardi, diciamolo a tutti. Davvero, e stanno diventando bravi, prepareranno anche la cintura nera e faranno il loro percorso, e per judo è per tutti. Bene. Allora ringraziamo con un applauso. Grazie. L'Accademia Rivarolo di judo. Mi hanno ancora detto, devo solo precisare appunto, siamo entrati recentemente in questo circuito Accademia, non è una cosa da poco, sì. Non è una cosa così che tanto per dire, effettivamente è un circuito di diverse associazioni che vedono la presenza e la supervisione di persone che hanno ruoli importantissimi nel judo agonistico, uno per esempio è coach della nazionale italiana, ci sono diversi campioni a livello europeo, a livello italiano, quindi diciamo possiamo avvalerci anche della supervisione di queste persone. Va bene, grazie ancora. Grazie mille. All'Accademia di Judo di Rivarolo, salutiamo i nostri, come si dice, judo? Judoka? Judoka. Vedete, cioè io. Però con Monica.